lontani. Io devo indovinare, ma non lo puoi dire, ok? Sì. Devo indovinare. Tu devi scrivere solo. Devi lasciare i trattini tra ogni vocale o consonante, ok? Lasci il trattino. Certo. E io devo indovinare quali sono le lettere che ci vanno nei trattini per certo. formare la parola, ok? Certo. Quindi ascoltami bene, la prossima parola la devi pensare, ma non me la devi dire, ok? Ti capì? Io devo indovinare, sai che cosa significa indovinare? Ehi, indovinare significa che tu la pensi, ma non la dici, e io devo dire quello che pensi tu, va bene? Ok, dai, forza. Beh, è difficile questa cosa, indovinare per lui capirla è un casino. Vai, beh, principe, vai! Forza! Che tu non ti tieni niente per te, vero? Scrivo qua. Vero, Ciccino, che tu non ti dai, tieni niente per te. Dai, pensa a un altro modo di animale, dai. Ma pure di cosa, di persona, quello che vuoi, dai. Di persona. Ok, nome di persona, vai. S, trattino. N, trattino. O. Guarda, l'hai pensata, l'hai scritta e adesso? Non si può? Non lo dire neanche a bassa voce, ok? E S, N, T, O, Dio si legge al contrario. Chi può essere? Comunque... Santo! Il tuo padrino santo! Esatto. Vero? Allora come devi dire in questo caso? Guarda come devi dire. Ehi, invece di fare tutto che sei felice, guarda come dici. Brava mamma! Sei stata bravissima! Sei stata brava. Ehi, e mi devi guardare negli occhi. Sì. Come dici? Ehi, guardami negli occhi. Brava mamma, hai indovinato. Brava mamma, hai indovinato. Hai visto? Guardami. Tu hai pensato? Hai scritto? Sei stato zitto. Zitto. E io che cosa ho fatto? Ho indovinato. Ho indovinato. Bravissimo. Questo significa indovinare, ok? Un'altra parola, dai, forza. Un'altra parola. Un'altra parola, non me la devi dire, capito? La pensi e la scrivi. Dai. E un nome di cosa? Di persona o di animale? Almeno questo, ma vabbè, mamma. Di cosa? Un nome di cosa, ok. Almeno c'è un indizio, perché sennò... P trattino A trattino O. P trattino O A trattino O. Che cos'è? Non lo dire? Io ho detto che cos'è, ma non è una cosa che ti chiedo a te, capito? Ho detto che cos'è perché sto pensando ad alta voce. Sei capace che me lo dici. Oddio papà, mi aiuti. Vai. Che cos'è? P trattino A, non lo dire tu, Cri. Piano. Piano! Ho indovinato! Come dici? Hai indovinato? Hai indovinato, mamma! Hai visto? Sei stato bravissimo! Che non me l'hai detto, hai visto? Ti ho letto nel pensiero. Hai visto? Quando si dice ti ho letto nel pensiero significa questo, che tu pensi e io indovino. Sì. Capito? Sì. Questo significa leggere il pensiero. Sì. Non è che mi metto così a guardarti il cervelletto e lo vedo, capito? Il cervelletto. Significa sapere quello che pensi. Dai, un'altra parola? Un'altra? Senza dirla? Senza dirla, dai. C'è tempo, domani, per tutte queste idee, perché parte un stai cantando qualcosa? E scrivo qualche canzone? Ah, vuoi scrivere qualche canzone, dai. Va bene. Esattamente come
Io non so più, però. Guarda che cosa ha scritto. Io sto cantando e ha scritto N trattino T trattino U trattino. Quindi puoi anche capire. Trattino. Puoi anche capire. E io sto cantando. C'è tempo. Notturno. Ti mia mattina. Notturno. Vero? Esattamente come. Io sì lo so, però. Dovunque fossi tu. Notturno. Bravissimo. Poi. Thank you.